Ciao a tutti, allora scelgo di fare questo primo video con il nuovo tablet, voglio vedere com'è la qualità. Mi perdonerete se parlerò male, ma ho un problema alla bocca, voi sapete bene che ogni tanto ho dei problemi alla bocca, per cui lasciamo perdere. Allora. Sentirete il rumore del messenger, mi perdonerete, ma è attivo. Allora, dicevo, avevo voglia di fare questo video perché da qualche giorno sto valutando le tinte che finora ho provato. Allora, io parto da alcune tinte della Wicon, le Long Lasting Liquid Lipstick, che sono queste. Prendo la più vecchia che ho, ossia questa. Questa è il nude numero 27 ed è la mia preferita insieme a questa della Wicon, che è della limited edition dell'anno scorso. No, l'anno scorso no, in effetti. Sì, fondamentalmente l'anno scorso, ma ce le ho da 6 mesi più o meno. È la numero 09, che è questo viola molto profondo. Allora, le mie preferite tinte della Wicon sono queste due. Segue ciliegia, che è la 16. Se volete vedere il mio vecchio video sulle tinte Wicon, ve lo metto giù nell'info box. È quello in cui vi faccio tutti gli swatch, così avete contezza dei colori, perché non sto lì a swatcharmi le mani, perché altrimenti. Queste sono le mie tre tinte preferite della Wicon, e sono però quelle, o meglio, questa qui, la 09, che è la mia preferita in assoluto, è quella più problematica, perché è vero che sono stratificabili, quindi anche se non è uniforme alla prima passata, quelle la seconda successiva è. Con la seconda funziona bene. Il problema qual è? Che seccano molto le labbra, soprattutto i colori scuri tendono a seccare più le labbra. Questo non tanto, devo dire. I nude non tanto, i miei nude sono questo che è il 27. Poi ho uno un po' più sul malva, che è lo 07. Non so se riuscite a vedere, purtroppo la luce è quella che è. Poi ho uno più sul rosa, che è lo 03. E uno che è più sul mattone, che è il numero 35. Io, voi sapete bene la mia malattia per i nude. Questi nude sono discreti, non seccano troppo le labbra, i colori più scuri ovviamente invece sì, quindi abbiate cura di idratare molto bene le labbra prima di applicare la tinta. Quindi io cosa faccio? Quando inizio a truccarmi e so che devo mettere la tinta, mentre mi trucco, faccio la base, metto il burro cacao, prima ovviamente di mettere la tinta, pulisco le labbra con una salvietta cosmetica, elimino il burro cacao e poi metto la tinta. In questo modo, mentre vi truccate, le labbra hanno il tempo di idratarsi. Scusate. Discorso a parte, hanno le tinte scure. Questa è ciliegia. Ciliegia non secca tantissimo le labbra, ma questi, per esempio, questa. Un'altra bellissima che adoro è questa Lampone, che è la numero 26. Bellissima, ma secca maledettamente. Una Lampone più chiaro è del numero 11. E un'altra che è ancora più chiara, sempre il tono Lampone, è il numero 25. Sì. Questi sono i miei toni Lampone. Il lampone mi piace tantissimo. Poi ne ho alcune che uso solo e esclusivamente in estate, tipo la numero 19, questo fucsia fluo, la numero 1, questo rosa bambola, e la numero 37. Queste le uso solo e esclusivamente in estate, però anche queste tendono a seccare le labbra.
Quindi diciamo che le tinte Wicon sono confortevoli in base al colore. Quelle nude sono più confortevoli, man mano il colore si scurisce, no. Io le uso sempre, le amo comunque, quindi le uso comunque. Però ecco, ci sono delle tinte più confortevoli. Molto confortevoli, e io le amo, sono le tinte nuove. Che poi non sono purtroppo non sono un'edizione permanente, ma sono della nuova edizione, quella Less is Better, quella per l'anniversario di 20 anni. Questo è il numero 04, che è questo. È un marrone fango che sembra. Ha dei riflessi viola, è molto bella. E la numero 2, che è il nude. La amo, semplicemente il nude, la adoro. Queste sono confortevoli. Il nude, lo 02, tende a seccare di più dello 04, stranamente. E queste mi trovo bene, infatti le uso tantissimo. Bocciata per me, senza ombra di dubbio. Mi avevano parlato di queste tinte della Kiko. Le Double Touch 10 ore lipstick 10 ore de che? Ma assolutamente, cioè. Allora, questa è la parte colorata, in teoria poi va messa questa specie di coso appiccicoso odiosissimo. Allora, io questo non lo metto mai perché odio e dico odio il lucido, il gloss, perché si appiccicano i capelli ed è una cosa che non tollero. Se devo usare un gloss, piuttosto uso questo. Vi faccio vedere, se devo usare in gloss piuttosto uso della Kiko questo qua che mi piace tanto tanto, ma ve l'ho detto, li uso poco. E cavolo, questo di questa collezione qua, questi mi piacciono. Questo è un viola molto scuro che però è trasparente, ovviamente essendo un gloss. Questi mi piacciono, però se devo mettere in gloss metto questo. Io voglio, se devo mettere la tinta, voglio la tinta matte, che non si appiccicano i capelli se vola vento. Quindi questa è assolutamente bocciata. Anche usando solo questa parte qua, secca le labbra da morire e non dura una mazza, un paio d'ore massimo e non ho più niente. Quindi bocciata. Bocciata, ma su tutta la linea dovrei anche buttarla perché ce l'ho da tipo 3 anni e non la metto più. Puzza maledettamente. Quelle di Sephora, queste qua della vecchia collezione, bocciatissime. Infatti questa è la numero 09. È un bellissimo colore perché è un colore favoloso, ma fa schifo, va via a pezzi, secca. Ed è stata la mia prima tinta, infatti l'ho usata, ma basta, cioè. Bocciate su tutta la linea quelle della Lush. Questa era un viola perlato che è bellissimo sulla carta, ma terrificante, cioè. Queste loro le usano sia come tinta che come ombre. La devo anche buttare, è terribile, ce l'ho da 2 anni. L'avrò usata pochissimo come ombretto perché come tinta non vale nulla. Bocciatissima. E veniamo invece a bocciatissima. Prometteva di essere una tinta. Si chiama Poca Lips Lip Lacquer. Perdonatemi, io non parlo il francese, quindi non lo so nemmeno leggere. Rossetto lucido, effetto l'acqua a lunga tenuta. Ma anche no, cioè peggio di un gloss, una cosa orribile. A parte il colore, che il colore è bellissimo, ma è orribile, orribile. E veniamo ai miei top. Quindi le tinte nude della Long Lasting le amo, le uso, della Wicon le uso, le amo e vanno bene. Però i miei top al momento, di quelli che uso al momento, sono queste. E me ne avete sentito parlare diverse volte. Le Deborah Fluid Velvet Liquid Lipstick. Questa è la numero 1, la matte, la mia preferita. Segue come mia preferita la numero 3, che è questo fragola bellissimo. Poi c'è la numero 2 che è sempre un nude però che vira al rosa. La numero 9 che è questo bordeaux che voi lo vedete più marrone ma quando applicato sulle labbra è un bordeaux splendido. E l'ultima, la 07 che è il rosso proprio fuoco.
Ragazze, queste tinte sono spettacolari, sono confortevoli, non seccano. Le trovo, infatti ne ho prese un bel po'. Mi mancano i colori fluo, quelli più estivi, ma siccome ho quelli della Wicon, uso quelli piuttosto che comprare. Attualmente il mio top di gamma sono quelle di Kat Von D. Ve le ho fatte vedere nell'ultimo video. Questa è Vampira, non le apro perché queste ancora io non le ho aperte perché le userò il prossimo inverno. Questa è Vampira. Poi c'è Bow & Arrow. Questa la posso aprire perché l'ho già utilizzata. Bow & Arrow è un nude. È un nude puro, proprio puro, essenziale. E l'ultima l'ho presa ieri, Exorcism, che è questa qua. È un viola, non l'apro perché al solito, è un viola pieno, carico, scuro, violento, stupendo. Bene, queste sono le mie tinte labbra. Io ho una mania per le tinte labbra. Le prossime che vorrò provare, e siccome verranno i miei genitori a breve a trovarmi, di conseguenza faremo dei giri assurdi perché loro quando sono qua fanno dei giri paurosi. Voglio andare a un centro commerciale a Brescia che ha lo stand, il negozio della NYX, perché voglio provare le tinte labbra della NYX. Mi hanno detto che sono discrete, quindi le voglio provare. Sì, più o meno, prenderò un nude perché la prima cosa che io prendo per provare una tinta e vedere se è buona è un nude. Non mi affollerò a prendere tanta roba perché capirete bene che ne ho tante, lo avete visto, ne ho tantissime perché è una mia mania. Le tinte labbra nel make-up sono la mia mania. Io le amo, le adoro e quindi bene. Io spero la qualità del video vi sia piaciuto. Fatemi sapere giù nell'info box se l'avete gradito questa qualità, se mi vedete bene, se mi sentite bene, perché è la prima volta che registro con questo dispositivo, quindi mi perdonerete anche se parlo male, ma purtroppo ho dei grossi problemi. Allora, io forse non ve ne ho parlato mai. Tra virgolette, ho subito un trauma quando ero piccola. Un dentista, io ero molto piccola, avrò avuto 7-8 anni, ero veramente tanto tanto piccola. Un dentista mi ha fatto una sorta di violenza, tra virgolette, non mi ha fatto nulla di male, voglio dire, non mi ha uccisa, però mi ha preso un'impronta con l'amalgama che loro usano per prendere le impronte. Mentre ero raffreddata, quindi avevo il naso chiuso, il naso tappato, non riuscivo a respirare e lui mi diceva di respirare con il naso perché doveva prendermi l'impronta. Io mi dibattevo perché non riuscivo a respirare, sono diventata viola, quindi è stata un'esperienza terrificante. Io sono traumatizzata nei confronti dei dentisti, però ho necessità di andarci perché è parecchio che non vado e devo andarci. Per me il dentista equivale al patibolo, cioè è come se io dovessi andare al patibolo a essere decapitata. Per me è una cosa terrificante, però purtroppo è necessario perché ho una serie di lavori da fare in bocca, quindi capirete bene. Piccola digressione per spiegarvi un po' i miei problemi in bocca, però va bene così. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!